Benvenuti a Rapa Nui, meglio conosciuta come Isola di Pasqua. È un piccolo puntino nell'immenso Oceano Pacifico, a 3.540 km di distanza dalla costa del Cile. Quest'isola è famosa soprattutto per le sue inquietanti statue Moai. Questo luogo ospita anche uno dei sistemi di scrittura più misteriosi del mondo, chiamato Rongo Rongo. L'abbiamo trovato su 27 piccole tavolette di legno. Per anni gli storici hanno discusso sulla vera storia di queste tavolette e ora potremmo aver scoperto la verità. Gli esseri umani hanno messo piede su questa isola per la prima volta nel XII secolo. Per molti anni è stata la casa del popolo Rapa Nui. Erano piuttosto isolati lì nell'Oceano Pacifico fino all'arrivo degli europei negli anni 20 del XVII secolo. Gli europei portarono con sé molti problemi, lasciando in vita solo una piccola frazione della popolazione nativa. Più tardi, nel XIX secolo, un missionario, Eugene Ayrault, si recò sull'isola e scoprì delle tavolette di legno con simboli intricati incisi su di esse. Scrisse quanto fossero meravigliose, che ce n'erano centinaia sull'isola e che potevano essere trovate in ogni casa. Ma purtroppo non tutte sono sopravvissute fino ad oggi. Ne abbiamo solo 27. Alcune di esse sono state fortemente erose, bruciate o danneggiate in altri modi e ora sono sparse in tutto il mondo in musei e collezioni private. Alcuni degli artefatti della lingua furono trasportati a Tahiti e poi in Europa, non lasciandone nessuno sull'isola di Pasqua stessa. Le quattro tavole sacre trovarono casa in una congrega a Roma. Furono queste a essere utilizzate nella recente scoperta. Per anni gli storici hanno discusso se questo sistema di scrittura sia stato inventato dagli isolani stessi o se l'abbiano preso in prestito dagli europei. Per scoprire la verità, hanno deciso di utilizzare una tecnica chiamata datazione a radiocarbonio. Tutti i materiali organici, come il legno, il carbone, eccetera, contengono una piccola quantità di una forma radioattiva di carbonio chiamata carbonio 14. Quando la vita termina, gli oggetti smettono di assorbire il carbonio 14 e la quantità che possedevano inizia a decadere nel tempo. Misurando quanto carbonio 14 è rimasto in un campione, possiamo ipotizzare l'età di questo campione. È così che abbiamo appreso l'età di molti fossili e reperti. Quindi hanno esaminato l'età di alcune tavolette Rongo Rongo. Tre di esse sono state realizzate con alberi cresciuti nel XVIII o XIX secolo, il che coincide con l'arrivo degli europei. Tuttavia, una di queste tavolette è più vecchia della prima visita degli europei sull'isola. Ci sono due motivi per credere che il popolo di Rapa Nui abbia creato da solo questo sistema di scrittura. Prima di tutto, il Rongo Rongo funziona in modo diverso dalle lingue europee. Decifrarlo è un compito piuttosto difficile. A differenza dell'inglese, questa lingua vanta oltre 400 glifi unici, nessuno dei quali somiglia ad alcun sistema di scrittura conosciuto. Ci sono stati molti tentativi di decifrare questa lingua, ma nessuno di essi è stato finora riuscito. E, in secondo luogo, una delle tavolette risulta essere del XV secolo, prima dell'arrivo degli europei. Il problema è che la datazione a radiocarbonio può solo dirci quando il legno da cui è stata realizzata la tavoletta è stato tagliato, non quando ci si è scritto sopra. E siccome abbiamo solo una tavoletta su cui basarci, questo non è sufficiente per essere completamente sicuri. D'altra parte, perché e dove avrebbero conservato del legno tagliato per oltre 200 anni solo per prenderlo e scrivere qualcosa su di esso un giorno? Ma gli antropologi e gli storici dicono che è possibile. La scarsità di risorse di legno potrebbe aver spinto gli isolani a riutilizzare vecchi tronchi alla deriva, che potrebbero essere secoli più vecchi della scrittura stessa. Questo è noto come il problema del legno vecchio in archeologia. Inoltre, la tavoletta sembra molto conservata. È stata mantenuta per proteggerla da insetti che danneggiano il legno, umidità e così via. Ecco perché è sopravvissuta nel corso dei secoli. Qualunque cosa ci sia scritta sopra, probabilmente era importante per il popolo di Rapa Nui. Tutte queste sono supposizioni e indizi, ma gli scienziati sono cautamente ottimisti. Credono che il Rongo Rongo potrebbe essere uno dei rari casi di invenzione indipendente della scrittura, come quelli dei Sumeri o degli Egizi. Ma abbiamo bisogno di più prove. Nella lingua di Rapa Nui, Rogo Rogo significa recitare o declamare.
Non tutti potevano scrivere, solo un ristretto numero di persone. Probabilmente solo l'elite dell'isola di Pasqua, per lo più uomini, conosceva e sapeva leggere questa lingua scritta. Dopo la colonizzazione, nessuno di loro è sopravvissuto. Quindi ora dobbiamo sforzarci cercando di capire cosa è scritto qui. Prima di tutto, gli studiosi non riescono a concordare sul tipo di scrittura. Non siamo nemmeno sicuri che fosse la loro lingua. Ma anche se lo fosse, non sappiamo se si tratta di una forma primitiva di scrittura o di un sistema pienamente sviluppato. Negli anni 90, il linguista Stephen Roger Fisher credeva di aver forse decifrato la struttura del rongo-rongo. La sua idea era che queste tavolette trasmettessero cosmogonie. Le cosmogonie sono storie o narrazioni che spiegano come l'universo è stato creato e come sono nati i fenomeni naturali. Spesso provengono da antiche tradizioni e culture, come quelle presenti in Polinesia orientale. Le tavole avrebbero potuto parlare di cose come l'inizio del mondo, l'origine di tutto e come si sono formati diversi aspetti della natura, come le stelle o le montagne. Questo spiegherebbe anche perché solo l'elite dei saggi poteva scrivere. Fisher credeva che il rongo-rongo fosse una miscela di sistemi logografici e semasiografici, il che significa che alcuni simboli rappresentano parole pronunciate, mentre altri rappresentano idee o concetti. Ma decifrarli sarebbe molto difficile perché richiede un'ampia memoria e la conoscenza del contesto. I simboli sono più simili a suggerimenti piuttosto che a espressioni complete. Tuttavia, altri esperti di lingue non erano d'accordo con le sue idee, sostenendo che ci fossero problemi nel modo in cui aveva formulato la sua teoria. Purtroppo, Fisher non è riuscito a dimostrare questa ipotesi. Potrebbero essere solo disegni. Se guardiamo le tavolette, ci sono alcune cose che sembrano riconoscibili. Persone, animali, piante e forme geometriche. Ci sono alcuni uccelli. Uno di essi assomiglia ad una fregatida, che il popolo di Rapa Nui associa alla divinità Makemake. Ci sono anche pesci, centopiedi e così via. O almeno, questi glifi sembrano loro. Potrebbe essere solo arte o una forma di decorazione? Forse, ma ci sono alcuni problemi. I glifi mostrano un alto grado di complessità e struttura. Mantengono anche lo stesso stile. Ad esempio, ci sono diversi simboli che rappresentano qualcosa che sembra umano con una mano alzata. L'unica differenza sono le diverse teste. Come se non fosse già abbastanza complicato, questo stile di scrittura unico utilizza anche un sistema noto come Boustrophedon inverso. Ciò significa che ogni riga alternata è capovolta senza somigliare a nulla di ciò che si vede altrove. Non sappiamo perché avrebbero girato la tavoletta sottosopra dopo ogni riga. Ma tutto questo dimostra che avevano una sorta di sistema e organizzazione dietro questi simboli. Inoltre, sembra che usassero queste tavolette ogni giorno per uno scopo pratico. Ma c'è un po' di speranza per il futuro. Nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e altri programmi informatici, potrebbero aiutarci a comprendere le lingue perdute. Abbiamo già iniziato a creare algoritmi che potrebbero aiutarci a risolvere altri misteri, come il manoscritto Voynich. Gli accademici hanno persino organizzato la Vesuvius Challenge, una competizione di apprendimento automatico che, nel 2023, ha risolto l'enigma degli antichi rotoli di Ercolano. I rotoli furono sepolti sotto il fango vulcanico dopo la catastrofica eruzione del Monte Vesuvio nel 79 d.C. Nella realtà i rotoli sono molto fragili, quindi decifrarli sarebbe un compito molto difficile. Ma con la scansione digitale e l'apprendimento automatico è molto più facile. Hanno una storia ricca, molto probabilmente appartenevano alla biblioteca personale di un filosofo epicureo chiamato Filodemo. Questi rotoli contengono informazioni molto importanti sulla filosofia greca e sulla letteratura latina. Se ne decifriamo di più, avremo più informazioni sulla ricca storia dell'impero romano.